Sì, il tema degli educatori professionali è un grande tema perché si gioca naturalmente su due piani, quello diciamo, della società civile, quello dell'educazione della persona, quello dell'educazione carceraria, quello dell'educazione in comunità, che è un tema tipico delle scienze umane e soprattutto delle scienze dell'educazione, e quello della rieducazione intesa anche come riabilitazione della persona. E quindi ha diciamo, un versante, una certa ambiguità, se così possiamo dire. C'è sicuramente un versante medico, medico-sanitario, medico, diciamo, di riabilitativo, che è importante, però c'è anche un versante sociale, quello dell'educatore, di comunità. E diciamo, questa situazione ha portato a delle ambiguità, per le quali allo Stato di fatto diciamo, le facoltà di medicina gestiscono solo loro questo titolo di educatore professionale che in realtà prima era rilasciato anche dalle facoltà di scienze della formazione. E noi naturalmente, noi come Università Sorossola, dove abbiamo il corso di laurea in scienze dell'educazione, abbiamo subito soppresso diciamo, la dizione di educatori professionali e non indichiamo questo sbocco verso la via sanitaria tra gli sbocchi possibili. E tuttavia c'è un grande tema nazionale perché questo costituisce un errore, diciamo, per cui io so che il Preside, ho firmato anch'io questa lettera, il nostro Preside della Facoltà di Scienze dell'Educazione, ha scritto una lettera al Presidente della Conferenza dei Rettori per impostare questo tema, che è un tema naturalmente nazionale, diciamo, non è un tema locale. Perché è un tema che tra l'altro sottrae, proprio nel momento in cui c'è bisogno di grande civismo e quant'altro, sottrae questo tema, non è soltanto un problema che anche ovviamente va considerato di posti di lavoro per i giovani laureati in scienze dell'educazione, è anche un problema proprio di filosofia della vita sociale, se debba essere considerato soltanto l'aspetto medico e la medicalizzazione della società o se invece ci possa essere un grande tema, diciamo, di educazione alla vita di comunità.